Per favore scrivete nella chat se mi sentite, soprattutto, che è la cosa più importante. Poi se mi vedete meglio, ma non è così importante. Bene. Allora, mi vedete e mi sentite. Aspetto ancora qualche minuto se si collegano altre persone. Intanto saluto gli aficionados di questo corso che abbiamo fatto le vacanze di Natale e saluto anche tutte le persone che sono qui per la prima volta. Allora, chi non sente deve provare a collegarsi di nuovo. Allora, chi non sente. Ok, vediamo se Manuela riesce a scollegarsi e a ricollegarsi. Ciao Silvia, tu senti? Sì, ok. Allora, se qualcuno non sente, vuol dire che la sua connessione sta degradando e deve provare a ricollegarsi. Bene, allora, benvenuti a tutti, vecchi e nuovi. Come anch'io non vedo e non sento nulla. Ragazzi, ma se alcuni sentono e alcuni no, non è un problema mio, cioè della sessione mia, è la vostra connessione. Riscriviamolo. Scusate un attimo. Manuela, se non senti, devi provare a uscire e rientrare perché altri mi sentono. Quindi significa che la tua connessione sta degradando e devi provare a ricollegarti. E questo che sto dicendo mi sentono anche gli altri, vale per tutti. Ok? Sì. Prova a controllare di non avere il volume del PC a zero. Allontana il cellulare, mi senti da Click Meeting? Allora mi dispiace, non so che fare. Ci sarà qualcosa nel vostro PC perché altri mi sentono, per cui adesso devo spegnere il cellulare. Magari riprova, Manuela. Spegni e riaccendi il PC, rifai tutto. Esci dal browser e vediamo se. Ok, va bene. Ciao, grazie. Sì, la tecnologia è quanto di più strano, no? Perché chi sente, chi non sente. Vabbè, dai. Allora, io intanto inizio. Spero che chi non sentiva possa ricollegarsi e quindi poi possiamo esserci tutti. In ogni caso, avrete la registrazione. Scusate, scrivo anche perché chi non sente ovviamente non sente. Bene, allora appunto saluto i vecchi. Rosanna è al suo ultimo NAT. Allora, la prima cosa che spiego di questo corso, se non è chiaro per tutti i nuovi, è che è un corso a ciclo continuo, no? Per cui anche voi che siete nuovi, non importa se iniziate dal NAT 27, che è l'oggetto della lezione di questa sera, potete iniziare da qualsiasi NAT. Per cui c'è qualcuno che
come Rosanna ha finito, qualcuno che inizierà e questo non è assolutamente un problema, anzi chi è nuovo impara da quello che io commento e dico anche a chi è, tra virgolette, vecchio, dico, scusate queste parole, ma non so come definire, quindi diciamo nuovi e vecchi, di questo corso. Allora, normalmente la lezione si svolge in questo modo. Ogni settimana noi trattiamo un NAT, questa sera trattiamo il NAT 27, il Signore della Leggerezza, l'Arcano dell'Eterno Bambino. Io leggo insieme a voi e commento la dispensa che tutti avete ricevuto o dovreste aver ricevuto. Io commento, cioè aggiungo anche cose che non sono scritte, poi di solito facciamo una di queste due cose e vedremo che cosa sarò ispirata a fare questa sera. O uno schema con le carte dei NAT o un channeling, perché questo corso si chiama appunto channeling con i NAT, no? I NAT sono spiriti, sono archetipi, direbbe Jung o la nostra psicologia, lo sciamano direbbe sono spiriti con i quali si può entrare in contatto. Quindi il corso non è solo anziani, va bene, Emanuele suggerisce anziani, gli anziani del gruppo, va bene. Quindi ecco, nel corso si fanno due cose, schemi di carte o channeling. E poi c'è sempre una meditazione finale, che è quella che trovate anche sulla dispensa, che è un rituale, praticamente è un rituale che serve per entrare in profondo contatto con questo NAT, con questo spirito, con questa energia, se non vi piace la parola spirito. Credo tutti sappiate, ma è bene dirlo, che i NAT sono nella tradizione birmana, che è una tradizione sciamanico-animista, gli spiriti degli avi. Per questo noi usiamo molto le carte dei NAT anche in contesti di psicogenealogia, di costellazioni familiari. Ma si possono usare in tanti, tanti modi. Se poi voi vorrete fare questo corso e vi appassionate ai NAT, vedrete che potete inserirli nella vostra vita o nella vostra professione in tantissimi modi. Allora, iniziamo, parliamo del NAT 27, che è un NAT bellissimo. Sono tutti belli, sono tutti molto importanti, ma questo è bellissimo perché è il NAT della leggerezza, no? Si chiama il Signore della Leggerezza, l'Arcano dell'Eterno Bambino. E mi permetto di dire che è bellissimo perché tutti in questo periodo storico, in questa situazione nella quale l'umanità si trova, l'umanità e il pianeta si trovano, abbiamo bisogno di leggerezza. Come dice sempre Selene, o dice spesso Selene, avremo bisogno di sandali alati. Ok? Ecco, il NAT 27, se voi vedete la figura nella dispensa o se avete, come mi auguro, le carte, potete vedere che è su un'altalena, no? E lui rappresenta l'arcano della leggerezza proprio perché cade. E muore, tutti i NAT muoiono, ma morire vuol dire andare nel mondo altro, andare nel mondo infero, divenire invisibili alla nostra coscienza di veglia. Quindi tutti i NAT muoiono, ma lui muore mentre si dondola su un'altalena. Quindi rappresenta la leggerezza. Tutta la dispensa, vedremo, insiste sul concetto che la leggerezza, che non è la stupidità, capiamoci bene, essere leggeri non vuol dire essere stupidi o superficiali, ma vuol dire prendere la vita in modo più lieve. Quindi l'inizio della dispensa si concentra sull'assenza di sforzo, cioè come possiamo raggiungere
l'assenza di sforzo. La suprema condotta è assenza di sforzo, recita Naropa, leggendario maestro dello yoga sciamanico tantrico, nei suoi insegnamenti sulla Mahamudra. I nat sono legati alla religione di natura, l'animismo. In questo sentire, il senso del materialismo, l'idea dell'oggettività delle cose, non esiste. Tutto è anima che si esprime. Questo è un concetto che, se voi avete fatto altri corsi, con me, con altri insegnanti della scuola di Imagina l'Academy o con Selene, forse già conoscete, no? La non oggettività delle cose. I nat partecipano di un sentire animista e di un sentire diverso. Io dico sempre in questo corso, gli anziani lo sanno, che i nat è come se vedessero il mondo a testa in giù, perché loro sono nel mondo infero, nel mondo invisibile. Quindi quando vi danno dei consigli attraverso le carte, quando dialogate con i nat, che sono forze psichiche, forze interiori, non aspettatevi risposte, diciamo così, razionali, no? Risposte chiare, razionali, perché i nat vedono le cose in un modo diverso. La loro specificità, il loro compito è quello di aiutarci a trasvalutare, cioè a dare agli eventi un diverso giudizio di valore. La prima cosa che ci dice la dispensa e ci dice questo Nat, se vuoi raggiungere la leggerezza e l'assenza di sforzo, devi slegarti dall'idea che tutto sia materiale, oggettivo, perché se è oggettivo è immodificabile dalla tua mente. Non dalla tua mente, dal tuo potere, cioè non hai nessun potere di cambiare, trasformare qualcosa che sia oggettivo. Quindi, in questo sentire animista, il senso del materialismo, l'idea dell'oggettività delle cose non esiste. Tutto è anima che si esprime, luce chiara che si proietta. Tutto è immagine, sogno, miraggio, rappresentazione, simbolo. La pesantezza, la fissità, l'ineluttabilità della sostanza concreta non esiste. Faccio una piccola parentesi per chi è nuovo a questi concetti. Dire che una cosa è sogno, proiezione, cosa che diciamo sempre nel paradigma immaginare, non vuol dire che non esiste e non vuol dire che per noi non è reale. Quindi che non ci coinvolge, che non è importante, ma vuol dire che facciamo questo esempio. Un attore di teatro o di cinema che recita un ruolo, lo recita in modo così reale che è capace di far piangere o ridere gli spettatori, giusto? Mentre voi sentite, assistete a una rappresentazione teatrale o a un film, potete piangere, ridere, cioè in quel momento vi coinvolge, è reale. Però quando il film finisce o quando lo spettacolo teatrale finisce, voi sapete che gli attori si tolgono i costumi di scena e sono altro. Ecco, questo è un esempio che io faccio sempre per cercare di chiarire questo concetto di cosa intendiamo per tutto e sogno proiezione. Quindi, che cosa stiamo dicendo? Che tutto è luce chiara. Luce chiara è un termine tantrico sciamanico e anche animista che significa volontà consapevole o, se preferite, anima, capacità di immaginare. Esalare significa estrinsecare l'anima, proiettare la luce chiara che manifesta tutto ciò che esiste. Inspirare significa riassorbire la luce chiara, ritirare l'anima e tutte le proiezioni. Quando siamo stati concepiti,
quando una vocazione, una missione all'origine del tempo ci ha voluti assai prima del concepimento del corpo che possediamo ora, il quale è un impermanente veicolo di pura apparizione. Sentite che bello il paragrafo che segue. Apparteniamo alla vocazione divina che ci ha concepiti come missioni della luce chiara, ognuno con la propria peculiarità, ognuno presente nella missione di tutti e tutti presenti nella missione di ciascuno. Siamo stati voluti, perciò la luce chiara manifesta la nostra immagine come sogno nel sogno, di vita in vita e di morte in morte. La luce chiara, l'anima, se volete chiamarla così, il divino, la consapevolezza, la coscienza cosmica, chiamatela come volete, è amore e non v'è dubbio che essa manifesti tutto ciò che profondamente è voluto. Quindi, seguite un attimo tutto, perché è tutta una premessa, è tutto un ragionamento. La luce chiara che è amore manifesterebbe tutto ciò che noi profondamente desideriamo. Il fatto è che tra la nostra volontà profonda, la nostra vocazione divina e il movimento della luce chiara si frappone qualcosa: oscurità, inganno, ipnosi. Così noi che siamo incondizionatamente amati e che tutto potremmo realizzare nell'istantaneità della medesimezza, viviamo in un mondo oscuro dove tutto è pesante, oggettivo e non si muove alla velocità del nostro pensiero, non ubbidisce al nostro cuore, non vibra con il nostro sentire. Noi che siamo i maestri della luce chiara e delle cose, finiamo per divenire le vittime delle loro reazioni, dimenticando perfino chi siamo, ci perdiamo nell'oscurità. Ecco, tutto questo per dire che la leggerezza e l'assenza di sforzo si conquistano, ma conquistano non è la parola giusta perché non c'è nulla, non c'è da lottare, ma diciamo si raggiungono lasciando andare il senso dell'oggettività delle cose e lasciando, sciogliendo progressivamente, anche con l'aiuto dei NAT, tutte quelle, mi viene la parola resistenze, anche se non è il massimo, ma tutto ciò che si frappone tra la nostra volontà profonda e la luce chiara. In pratica, la mente. Ciò che va sciolto è la mente come sede dell'io, il che non vuol dire che dobbiamo diventare privi di una mente, ma la mente deve essere uno strumento, non il tiranno, il padrone, uno strumento. Ora vorrei che chiudeste gli occhi un secondo, sempre continuando ad ascoltarmi, e faceste insieme a me cioè, e seguiste la mia voce facendo questa piccola meditazione. Per favore, chiudi gli occhi. E immagina la luce chiara come dimorante nel tuo cuore. Respira dolcemente attraverso la bocca. E immagina di espandere la luce chiara in ogni direzione dello spazio, ad ogni esalazione. Cioè, quando esali, la luce chiara si diffonde in tutto lo spazio, partendo dal tuo cuore, e quando inali, la riassorbi nel tuo cuore. Fai questo per qualche minuto con il tuo ritmo. Realizza che sei incondizionatamente amato, incondizionatamente amata.
Quando espiri, proietti la luce chiara che dimora nel tuo cuore in tutte le direzioni dello spazio. Quando inspiri, riassorbi tutto riportandolo nel tuo cuore, sentendo che sei incondizionatamente amato, incondizionatamente amata. Ora realizza il movimento della luce chiara come puro amore. Senti la luce chiara che pulsa nel tuo cuore, che entra e esce, come pura vibrazione d'amore. Senti profondamente, comprendi, prendi dentro, comprendi, che la luce chiara, in quanto amore, non può che realizzare nell'immediatezza la volontà profonda della tua anima. Quindi ogni sforzo che compi per fare qualcosa o per essere qualcuno, è semplicemente un atto che ti allontana dalla tua realizzazione, perché è un gesto di negazione della legge universale dell'amore. Ogni volta che ti sforzi di fare qualcosa o di essere qualcuno, hai dimenticato l'amore. Hai perso il contatto con l'anima e il controllo della luce chiara. Hai ceduto all'inganno del mondo, all'ipnosi sociale che ti vuole governabile, prevedibile e misurabile. Il NAT 27 ti aiuta a ritrovare la leggerezza dell'assenza di sforzo. Fai ancora un paio di respiri profondi, diffondendo e riassorbendo la luce chiara. E poi, quando vuoi, puoi riaprire gli occhi. Se vuoi puoi scrivere anche qualcosa nella chat, così intanto vedo se chi non riusciva a sentire si è collegato, ma mi pare di no. Questa semplicissima esperienza meditativa è molto importante, perfetto. Manuela è riuscita a collegarsi via cellulare. Benissimo. Finché voi scrivete, do un consiglio a Manuela di controllare quando potrà se il microfono del suo PC è abilitato o insomma controllare le opzioni del microfono. Emanuele, non puoi farmi questa domanda, siamo stati voluti da parte di chi? È stato molto appagante, grazie, grazie. Cioè, sto scherzando, vero Emanuele? Ma ecco, siamo stati voluti da chi? Dal divino, dall'esistenza, dalla luce,
da noi stessi, ma è quello che questa frase trasmette, no? Come faccio a spiegarla? Sentirsi voluti è importante, no? Ma non può essere spiegato. Emanuele sta scrivendo, quindi aspetto la sua chat. Anche voi potete scrivere. Non mi sento voluta. Ti capisco perché è una sensazione che molti hanno, ma devi lavorarci su con Emanuela o con Fidenza, perché lei è una dei quasi anziani, e mi sento di dire devi lavorarci su, ma non con sforzo, no? E poi non è vero che non ti senti voluta, Emanuela, perché tu hai un contatto meraviglioso con la natura e quindi sono sicura che quando sei nella natura ti senti voluta. Non è che dobbiamo pensare di essere stati voluti da un essere umano, no? Bisogna andare oltre un concetto mentale. Ma conoscendoti sono sicura che quando tu sei nella natura, in determinati momenti ti senti profondamente connessa all'esistenza, cioè voluta. Se non vi piace voluti, diciamo connessi o parte dell'esistenza. Si tratta di cambiare un po' le parole, ma quello che il NAT vuol far passare è il sentire profondo. Ok, quindi eravamo arrivati a dire sostanzialmente che ogni volta che ci sforziamo di fare qualcosa, rischiamo di allontanarci dall'amore, no? Di negarlo, come dire che noi dobbiamo molto sforzarci. E questo è un concetto molto presente nella nostra società occidentale, soprattutto. Ma attenzione, l'assenza di sforzo non vuol dire che ci sediamo in panciolle e non facciamo mai più niente, ma vuol dire che dovremmo, il punto d'arrivo è avere talmente tanto piacere nella nostra vita da non provare mai la sensazione di fare uno sforzo, no? L'assenza di sforzo non vuol dire l'inerzia totale, ma vuol dire non avere la necessità di sforzarsi, di dannarsi, insomma, come invece a volte facciamo, perché viviamo in una società che vorrebbe sempre portarci al limite, no? Dello sfruttamento, eccetera. Qui mi fermo perché entriamo in un altro discorso. Il NAT 27 indica il mito dell'eterno bambino sia nella sua accezione positiva, quando la carta è alta o dritta, che negativa, quando la carta è bassa o rovesciata. Allora, positivo e negativo sono da prendere tra virgolette, no? In questo caso. Le carte dei NAT sono, cioè, co come tutte le carte, diciamo, quando le usiamo come carte, hanno un verso, e quando la carta è dritta, c'è un certo significato, quando la carta è capovolta ce n'è un altro. Bassa o alta si riferisce allo schema delle 10 carte che c'è spiegato sul libro dei NAT, in cui le carte non sono dritte o capovolte, ma sono alte o basse. Quindi alto è sinonimo di dritto, basso è sinonimo di capovolto. L'eterno bambino è colui il quale possiede l'ingenuità del sentire e per il quale tutto è puro fin dall'origine.
Colui che non discrimina, non divide, non separa gli opposti e gli amanti divini. La madre, il padre, la terra, il cielo, l'eterno bambino vive libero. Il suo sguardo ha una prospettiva illimitata, poiché non c'è un cielo sopra di lui, né un inferno sotto di lui a contenere il suo sguardo. Non separando gli amanti, ovvero gli opposti, l'eterno bambino vive nella legge dell'amore e dell'assenza di sforzo. Questa è una bellissima descrizione dell'archetipo dell'eterno bambino, ma in effetti basta guardare anche un normale bambino umano per rendersi conto che finché il bambino è piccolo vive esattamente così. Poi quando cresce e viene assoggettato a diversi processi, deve per forza cambiare per poi ridiventare bambino da adulto, no? Deve fare il processo in modo consapevole. L'aspetto negativo, diciamo l'aspetto ombra, è l'incapacità di assumersi la responsabilità. Quando la carta esce bassa nello schema delle 10 carte o rovesciata, può indicare una difficoltà ad assumersi responsabilità, sia responsabilità, diciamo così, di tipo concreto, no? Legate ad eventi concreti, cioè persone adulte che però si comportano in modo irresponsabile, ma sia e soprattutto in un senso interiore. Quando, ed è spiegato qui nella dispensa, quando una persona non si assume mai la responsabilità, ma dà sempre la colpa a qualcun altro in pratica, no? Il vero maestro della luce chiara sa di essere colui che tutto crea e tutto distrugge a mezzo del proprio respiro, giacché nel suo esalare vi è il giorno e nel suo inalare la notte. Partecipare a un mito negativo dell'eterno bambino significa invece incolpare gli altri, il mondo, la vita e persino la natura per tutti i propri limiti. Quindi questa è, diciamo, l'accezione, tra virgolette, negativa del mito dell'eterno bambino, no? Non è mai sua la responsabilità, è sempre del mondo, di Dio, della natura, della società, di qualcun altro. E tutti abbiamo in determinati momenti della vita siamo partecipi anche di questo mito in accezione negativa, no? Perché non posso credere che non vi sia mai capitato di avere dei periodi nella vita in cui dite, uffa, è colpa, adesso la butto in ridere, no? Ma è colpa del governo, è colpa della società, è colpa dei miei genitori, ecco, insomma. Tutto questo è il mito, nella sua accezione negativa. L'ingenuità dei sensi, la capacità di andare al di là del significato comune del bene e del male, del vantaggio e dello svantaggio, rende positivo il mito dell'eterno bambino, allo stesso modo in cui l'appartenenza al mondo e i suoi valori lo rende negativo, cioè il mito positivo dell'eterno bambino è quello proprio di un bambino piccolo, no? Concedetemi di parlare così in parole molto povere, no? Molto così normali. Un bambino piccolo, piccolo, non discrimina ancora, lui non sa cos'è bene e cos'è male. No, non, nessuno gliel'ha ancora insegnato, non l'ha ancora imparato. Quindi non discrimina. Quando noi riusciamo anche da adulti a non discriminare, siamo partecipi di un mito positivo dell'eterno bambino. Non discriminare cosa vuol dire? Vuol dire essere al di là degli opposti, no? Non, cioè non dire questo mi piace, questo non mi piace, questo lo voglio, questo non lo voglio. Poi questo non ha nulla a che fare con la parte, diciamo, concreta, no?
Cioè, non ha nulla a che fare con le leggi morali o con le leggi sociali, ma andare almeno dentro di sé, al di là del senso comune del bene e del male, vuol dire non giudicare sia le esperienze che ci accadono, sia le emozioni che ci muovono. Mi seguite? Nel senso, mi spiego? Ecco, sì. Alcuni stanno scrivendo. Ok, quindi che cosa sta affermando la dispensa? Che ci vuole l'ingenuità dei sensi, no? La purezza dei sensi, che è un termine che usava molto anche Nietzsche. Cosa vuol dire la purezza dei sensi? Vuol dire liberarsi dalla programmazione, dalla Matrix, da tutto quello che ci è stato impresso, no? In qualche modo, come una sorta di programmazione. Ecco, poi qui siamo arrivati al rituale del quale vi parlerò dopo e dalla meditazione da fare per entrare in contatto con questo NAT, di questo vi parlerò dopo. Voglio saltare alla fine della dispensa e leggere le acquisizioni, cioè gli ottenimenti, che cosa vi aiuta a fare il NAT 27 come archetipo. Se non mi comprendete quando parlo di archetipi, per favore scrivete. Il NAT 27 aiuta a ritrovare l'ingenuità dei sensi, la leggerezza, la gioia, la fiducia e la magia del bambino. Restare il più a lungo possibile a contatto con le sensazioni prodotte dalla danza degli elementi, che poi faremo, significa restare in assenza dell'io e deprogrammare la psiche, quello che dicevo prima, dai condizionamenti sociali e culturali. Alleggerire la mente e procedere verso una maggiore leggerezza di vita e una più autentica padronanza della luce chiara. Bene, non ricevo vostri feedback, per cui non so se mi sono spiegata, se avete domande. Dai, lascio qualche minuto. Se volete scrivere qualcosa o chiedere qualcosa, e poi procediamo. Molti di voi sono nuovi e non so fino a che livello già conoscevate o non conoscevate i NAT, e se avete voglia di darmi un feedback, riesco meglio a capire come spiegare, cioè non c'è nulla da spiegare, come comunicare questo messaggio. Natascia non li conosceva, ma li avete? O non li avete proprio? Non avete il libro, non avete le carte? Vabbè, fa niente, comunque li conoscerete. Alcuni hanno letto il libro, altri non conoscono i NAT ma riescono a seguire. Ok, piano piano. Ok, dai, bene, vi ringrazio, nel senso che, insomma, riuscite, riesco a essere abbastanza comprensibile. Bene, allora adesso vorrei questa sera riuscire insieme a voi a fare due esperienze, una di channeling, magari la facciamo breve, e una con le carte. Bene, allora cominciamo con le carte.
Chi ha le carte può fare questo, gli altri seguono, ok? Perché se non avete le carte, questo non lo potete fare, ma potete seguire. Facciamo uno schema breve con le carte dei NAT e poi un'esperienza di channeling, così potete, diciamo, assaggiare, tra virgolette, entrambi i lavori che poi nel corso delle 37 settimane di questo corso, se uno lo fa tutto, noi andiamo ad approfondire. Allora, chi ha il mazzo di carte, per favore lo prenda e lo mescoli. Mescolate le carte sia nel verso consueto sia rovesciando dei sottoinsiemi di carte dall'alto al basso o dal basso all'alto. Perché dico questo? Perché se voi avete un mazzo nuovo, tutte le carte nel mazzo nuovo, quello del libro, sono dritte, per cui non potrà mai uscire una carta capovolta, giusto? Quindi mescolate le carte in questo modo. Poi fate una domanda ai NAT, magari una domanda che abbia una relazione con il tema di questa sera, la leggerezza, l'assenza di sforzo. Le domande ai NAT è sempre meglio farle in termini di come e non di perché. Cioè, se io chiedo: perché non riesco ad avere la leggerezza che vorrei nella mia vita? Perché ho tutti questi pesi, per esempio? La risposta non sarà chiara, come se io chiedessi come posso avere maggiore leggerezza? Che vuol dire non perché, no? Cioè non vado alla ricerca di una spiegazione mentale, ma vado alla ricerca di un aiuto. Come posso avere maggiore leggerezza? Come posso avvicinarmi all'assenza di sforzo? Perché i NAT sono spiriti, sono sciamani, se volete, e non hanno la nostra abitudine alla razionalizzazione a tutti i costi. Devo sapere perché, devo capire tutto. No, ti dicono gli sciamani, non devi capire proprio niente con la mente, devi solo trovare un sistema, un modo per non soffrire più se hai un problema, no? Per trasformare il tuo problema. Da qui l'importanza del modo in cui voi ponete la domanda. Questa domanda, Katia, va bene. Come posso ritrovare la leggerezza nella mia relazione amorosa? Ora, fate questa domanda. Vi consiglio di avere a portata una penna e un foglio dove scrivete la domanda che avete fatto e poi scriverete le carte che avete pescato. Quando avete trovato la domanda, pescate dal mazzo tre carte. Lo sto dicendo, Katia. Facciamo lo schema delle tre carte. Pescate dal mazzo tre carte e le mettete su un'unica fila. No, non c'è bisogno che ti scusi, Katia, non c'è problema. Faccio questo perché voglio fare anche un channeling, quindi faccio uno schema breve per poter ripassare con voi sia uno schema che un'esperienza di channeling e dare la possibilità a chi è nuovo di vedere entrambe le modalità. Allora, prendete le tre carte, poi ve le copiate su un foglio così vi rimane e potete poi con il libro oppure riascoltando la registrazione andare a lasciarvi ispirare dalle carte che avete pescato. Lo schema delle tre carte è uno dei più semplici.
Diciamo, come indicazione generale, la carta al centro è la carta più importante, no? Proprio perché al centro è il perno. Allora, adesso mi serve, chi è che è all'ultima lezione stasera, Rosanna? Vediamo se Rosanna. Vuoi fare la tua lettura, Rosanna, come regalo no, di addio, che sembra brutto, ma di come si dice, come buona uscita. Ok, così non devo scegliere, facciamo la tua. Allora, esatto, buona uscita di fine corso. Allora, cioè, tutti tranne Rosanna, ascoltate quello che io dico perché praticamente in questo corso non è che io posso fare la lettura di tutti. Di volta in volta viene scelto con un sorteggio, con le modalità una persona e guardando anche la lettura degli altri si impara. Ok? Allora, Rosanna, per favore, scrivi la tua domanda oppure se vuoi provo a darti il microfono. Dimmi tu cosa preferisci. Proviamo, eh. A volte il microfono funziona e a volte no. Ecco, io te l'ho dato. Dovresti vedere una finestrella nella quale dai il consenso e dopo noi dovremmo sentirti. Però non ti sentiamo. Vabbè, scrivi. Scrivi, poi. Lo dico per tutti, siamo in procinto di. Stiamo cercando anche di cambiare la piattaforma Mi senti online. adesso Paola? Eccola, eccola. Ciao, Vai. ciao Paola, ciao a tutti. Ciao. Allora, la mia domanda è, praticamente sono un po' altalenante nel discorso di leggerezza e assenza di sforzo, nel senso che a volte ne sono, è detta male così in italiano, ma ci sono dentro completamente. E invece a volte è tutto pesante, è tutto difficile, è tutto il contrario di come dovrebbe essere. E la mia domanda quindi è non per quale motivo, ma perché ho questa difficoltà nello stare sempre in uno stato. Perché ridi? Vabbè, ecco, Rosanna è una lieva anziana, ma aspetta, devo chiudere un attimo, che sentite l'eco, mi sa. Abbasso. Cioè, non perché, lo so che non si fa la domanda del perché, quindi qual è il motivo per il quale non riesco ancora ad essere sempre in uno stato di leggerezza e di consapevolezza nell'assenza di sforzo. Sì, è sempre un perché. Comunque va bene, prendiamola così. Dimmi le carte, per favore. La 29 rovesciata, Sì? 28 rovesciata Sì? e 8 dritta. Allora. Adesso chiudo il microfono perché di Rosanna perché si sente l'eco, forse perché siamo in parecchi collegati e Rosanna può scrivere nella chat e riassumo anche che cosa ha detto. Allora, Rosanna ha detto che ha dei momenti in cui si sente nell'assenza di sforzo,
altri in cui invece è nello sforzo, nella fatica, cioè ha detto sono altalenante, no? E lei dice per quale motivo mi succede così? È sempre una domanda sul perché, diciamo, però la prendiamo così, perché io vi do un consiglio sulla domanda, ma poi si può fare in qualsiasi modo. Allora, i NAT che sono usciti sono il 29 rovesciato, il 28 rovesciato e l'8 rovesciato. Allora, ho detto che la carta più importante nei gruppi di tre è quella centrale. Qui la carta centrale è il 28 rovesciato, l'alchimista. Il 28 è l'alchimista rovesciato. Sì, l'8 è dritto, sì, grazie Rosanna. Allora, perché? Perché c'è una difficoltà con l'alchimista. Chi è l'alchimista? Colui o colei che trasforma il piombo in oro, cioè che sa come trasformare le situazioni di piombo in situazioni d'oro. È colui che scopre o colei che scopre, che crea la pietra filosofale, no? Cioè che trasforma la materia, trasforma le emozioni. Compie l'opus alchemica, l'opera al nero, l'opera al rosso, l'opera al bianco, cioè che trasforma profondamente. L'alchimista è anche l'arcano della conoscenza, no? E un 28 rovesciato, una carta così rovesciata, può indicare una difficoltà di, come dire, di non di connessione, un disequilibrio, chiamiamolo così, tra ragione e istinto, tra emozione e ragione, no? È come se, probabilmente è così, probabilmente Rosanna ha una parte razionale ancora troppo forte, che soffoca è una parola troppo grossa, ma insomma, che non rende libera la sua parte istintiva. Allora l'alchimia non si può compiere perché uno degli opposti prevale sull'altro. Mi seguite? Questo è quello che mi dice la carta centrale. Ovviamente chi è nuovo e non conosce i NAT, deve fidarsi, voglio dire, può andare a vedere sul libro, ma all'inizio voi non potete fare questo finché non conoscete bene i NAT. Io ormai posso andare a memoria. Quindi una difficoltà col compiere l'opera alchemica, mettere insieme gli opposti, è la prima cosa che ci dice. Poi c'è il 29 rovesciato, la dolce signora, la signora della dolcezza e della fierezza, che è un altro. Questo Nat, la signora della dolcezza, è un Nat femminile, cioè nel mito è una donna, ma in realtà è un Nat androgeno perché contiene in sé animus e anima, cioè la parte maschile, fiera, e la parte femminile, archetipicamente dolce, no? Quindi, per stare veramente nell'assenza di sforzo, Rosanna dovrebbe riuscire a raddrizzare queste due carte, cioè a compiere l'alchimia e a incarnare in sé un femminile, perché lei è una donna, se stessi parlando con un uomo potrei dire un maschile, che sia dolce e fiero allo stesso tempo, cioè un maschile e un femminile che comunque riescano a mettere d'accordo, a mettere in armonia gli opposti. E l'otto dritto, l'otto è colui che protegge dai veleni, l'arcano della salvezza. Quindi i NAT ti stanno dando un messaggio molto bello, Rosanna. Ti dicono, la dico in inglese perché mi viene così, take it easy, no?
Cioè, rilassati, affidati, perché hai dalla tua parte un NAT che si chiama colui che protegge dai veleni, l'arcano della salvezza. Ok? Però, dentro di te, come d'altra parte dentro ognuno di noi, ci sono questi spiriti perturbati, direbbe Selene, o queste energie non in equilibrio, no? Cioè, c'è ancora una parte che prevale sull'altra e io qui sono aiutata dal fatto che un po' Rosanna la conosco e abbiamo già fatto altre letture, posso dire che probabilmente è la sua parte razionale, concreta, diciamo archetipicamente maschile, che ancora prevale sulla parte più ricettiva, femminile, creativa. E quindi questa parte maschile archetipicamente è verso lo sforzo, no? È il guerriero. Ok, sto parlando di archetipi, vero? Non sto dicendo che tutti gli uomini sono in un modo, tutte le donne sono in un altro, sto parlando di archetipi. Quindi vedete che anche, cioè mi auguro che vediate, se siete nuovi, che cosa si può fare anche solo con tre carte? Rosanna ha ricevuto delle indicazioni importanti. Una è appunto affidati, fidati, perché hai dalla tua parte colui che protegge dai veleni l'arcano della salvezza. E dall'altro, se vuoi una maggiore leggerezza, metti d'accordo gli amanti divini dentro di te, cioè gli opposti. Ok, Rosanna? In realtà in questo caso hanno risposto anche al perché, no? Lei chiedeva perché ho queste difficoltà e la risposta al perché è appunto perché c'è questo alchimista rovesciato, cioè c'è questa spinta a compiere l'opera alchemica, ma ancora non ci si riesce, diciamo, e c'è questo disequilibrio, non è una bella parola, ma prendetela così, insomma, questo scombinamento, dai, diciamo una parola che non esiste. Tanto io ne dico tante in questo corso, voi lo sapete, c'è questa disarmonia, ecco, mi è venuta la parola, disarmonia tra i diversi aspetti, no? Grazie, anche tu ci mancherai, sai che se vorrai ripetere il corso si può fare, e grazie per questa lettura. Ecco, allora grazie a Rosanna, perché ovviamente in questo corso tutti coloro che accetteranno di fare la propria lettura, come vedete, accettano di parlare di sé o di qualcosa di sé, insomma, nel gruppo. E questo non è sempre facile, quindi io ringrazio sempre chi si presta alle letture o chi vuol farlo. Se voi voleste fare questo corso e un giorno non volete fare la lettura, non siete obbligati, basta che diciate no, io non la voglio fare e si passa ad un altro. Bene, allora vorrei fare anche una breve esperienza di channeling. Ce la fate a seguirmi? Ecco, Rosanna, se ci dimentichiamo di mandarti l'attestato, per favore, mail e ricordacelo, ok? Perché alla fine del corso si riceve anche un attestato di formazione. Perché se uno lo fa tutto, ha fatto comunque 74 ore di formazione, che sono tante.
Cioè, è un bel percorso. Oltretutto, voi la dispensa rimane vostra, anche di chi è qui, diciamo, per l'incontro introduttivo, ed è vostra per sempre, e anche la registrazione che vi manderò. Per cui questo corso ha un valore anche perché tutte le meditazioni finali, i rituali finali che ci sono nella dispensa rimangono vostri e voi li potete ripetere tutte le volte che volete, anche indipendentemente dall'utilizzo delle carte, perché i NAT non sono semplici carte, ok? Questo ci tengo moltissimo a farlo comprendere. Le carte sono solo un mezzo perché noi esseri umani facciamo fatica a vedere l'invisibile, giusto? Per cui abbiamo bisogno di un mezzo. Le carte sono solo un mezzo. Ok, vedo che state scrivendo. Aspetto un attimo perché le chat ci mettono un attimo ad arrivare. Avete delle domande, fatele. Sia che siate anziani, come abbiamo deciso di chiamarci, o giovincelli. Intanto che qualcuno scrive, vi spiego, faremo un'esperienza breve, ma ci tengo che tutti possiate sperimentarla. Che cosa intendiamo per channeling? Cioè cosa facciamo? Allora, questo corso si utilizza nella vita di tutti i giorni. Per tutti i temi c'è sempre un rituale che mi dà aiuto, consolazione e ispirazione. Grazie, Emanuele. No, io ci tengo veramente a ricordarlo questo, che tutti i rituali che riceverete vanno fatti, no? Vanno fatti, sono proprio delle meditazioni, dei rituali, non è che vanno fatti solo quando usate le carte, diventano dei modi, sono dei modi per entrare in contatto con ciò che il Nat rappresenta, con l'archetipo. Bene, allora, se ce la fate, farò una cosa breve. Vorrei condurvi in una breve, appunto, esperienza di channeling. Per fare questo dovete avere una penna, una matita, qualcosa per scrivere e un foglio. E vi chiedo di estrarre dal mazzo il NAT 27. Andatelo a cercare e estraetelo. Adesso, dunque, c'ho paura a spegnere il video perché ogni tanto quando spegno il video alcuni non mi sentono più. Quindi io lo lascio acceso, ma voi non mi dovete guardare, dovete fare quello che vi dico adesso, cioè non concentratevi sulla mia immagine. Di solito lo spengo. Ma siccome qualche volta qualcuno, per motivi che non comprendo, quando spengo il video non mi sente più, non mi azzardo a spegnerlo. Quindi voi guardate, non concentratevi su di me, ok? Sulla mia voce sì, ma non sul resto. Allora, per favore, prendete un foglio, una penna o una matita. E tirate fuori dal mazzo il Nat 27, il signore della leggerezza, l'arcano dell'eterno bambino. Guardate la carta per qualche secondo, facendo dei respiri profondi. Poi appoggiatela al chakra del cuore, al centro del torace, come gesto simbolico
Per portare la leggerezza, la bambinità, con un termine che non esiste ma che ho coniato io quando parlo di questo Nat, che la bambinità, nel senso più bello della parola, entri nel vostro cuore. Appoggiate un istante la carta al chakra del cuore. E poi immaginate di entrare in contatto con questo Nat, che è uno spirito, è come lo spirito del fuoco, lo spirito dell'acqua, lo spirito del vento, lo spirito della terra, lo spirito di una montagna, lo spirito di un lago, lo spirito del buio. Entrate in contatto e lasciate che il Nat vi suggerisca dei modi, cioè quello che potete fare nella vostra vita di tutti i giorni per avere una maggiore leggerezza, per vivere con più leggerezza. Possono essere cose grandi o piccole, ma non esiste il grande o piccolo. Ma per la mente possono essere cose grandi che il Nat ti suggerisce di cambiare, di fare, o cose piccole, tipo cambiare strada quando vai al lavoro, o cose di questo genere. Non ti preoccupare di quello che verrà fuori. È semplicemente per i minuti in cui faremo insieme questa esperienza. Cerca di respirare profondamente e lascia la tua mano e la penna che stai impugnando al Nat e scrivi quello che ti viene da scrivere o disegna qualcosa. Senza preoccuparti che quello che scrivi o disegni abbia un senso compiuto, non lo dovrai dire né a me né a nessun altro, è solo tuo. In pratica tu stai chiedendo al Nat della leggerezza, all'arcano dell'eterno bambino che dimora dentro di te, perché non dimora da nessun'altra parte, di aiutarti a rendere la tua vita più leggera. Proviamo a fare questo per qualche minuto. Vado a prendere uno strumento sciamanico, non ti preoccupare, tu continua. Ti accompagno col mio bastone della pioggia. Se vuoi, puoi anche chiedere al Nat di mostrarti i principali ostacoli alla leggerezza nella tua vita.
o un ostacolo. Oppure puoi chiedere che cosa puoi fare, come rendere più easy, proprio più scorrevole la tua vita, più piena di assenza di sforzo. Se la tua mente sembra interferire troppo, respira ancora più profondamente. Il respiro è un veicolo dell'estasi. Il respiro ti porta oltre la mente. Ti lascio ancora un paio di minuti.
Bene, ora puoi concludere e se vuoi puoi scrivere qualcosa nella chat, non tanto di quello che ti è uscito, cioè se vuoi puoi condividere anche quello che ti è uscito, se ti fa piacere anche a noi, ma vorrei sapere se l'esperienza è stata facile, difficile, immediata o faticosa. Se vuoi, puoi commentare nella chat. Se poi ti va anche di condividere proprio che cosa hai scritto o disegnato, va bene. Finché scrivete, vi dico anche questo, soprattutto a beneficio dei nuovi. Il modo più semplice per familiarizzare con i NAT è quello di pescare una carta dal mazzo al mattino, chiedendo, per esempio, qual è la forza, il NAT, che mi aiuta oggi? E se volete pescare una carta la sera prima di dormire chiedendo qual è il NAT che mi guiderà nei sogni, nella dimensione onirica, nel mondo di Ade. Se non avete tempo per approfondire di più, potete intanto fare amicizia con i NAT pescando ogni giorno o un giorno sì, uno no, insomma, spesso una carta così. Poi, se avete il libro, potete andare a vedere che cosa significa. Allora, Ivana scrive: tutto mi porta a prendere la vita meno sul serio. E sono sempre stata troppo seriosa. Grazie Ivana, allora ti auguriamo di essere gioiosa, gioconda e meno seriosa. Maria Rosa, io ho portato il NAT sul secondo e terzo chakra, la mia bambina diceva che non sapeva giocare, il mio genio ha paura di sbagliare, di essere giudicato sia dagli altri che dalla mente. Bello Maria Roda. Cioè, queste che vi arrivano sono degli insight, delle rivelazioni, chiamiamole così, importanti per ciascuno di voi. Emanuele dice: comprare un'altalena, giocare con gli animali, cantare con gli uccelli, baciare le piante in ufficio. Mi piace questo. Emanuele, grande. Baciare le piante in ufficio, portare un pupazzetto di peluche in ufficio e ballare con gli spiriti della natura. Emanuele è una persona seria, fa l'informatico, no? Giusto per dirvi, parla di ufficio, no? Bello baciare le piante in ufficio. Magari dai un po' di leggerezza anche a qualcun altro. Qualcun altro sta scrivendo. Finché aspettiamo, vi faccio vedere uno dei miei motivi di leggerezza. Lei è Lucy e vi saluta. È una cagnolina, è
Lei dà tanta leggerezza. Lui si ricambia. Ecco. Gli animali danno tanta leggerezza perché loro non hanno una mente come la nostra, no? Diciamo, non hanno una mente pesante come la nostra. Aspetto, guardo le vostre chat. Scusa Lucy che dormivi, eh? Katia dice, ho sentito che questa nuova energia del NAT27 si sta insinuando poco a poco sempre di più nella vita di tutti i giorni ed è di buon auspicio per questo nuovo anno. È l'opera che desidero compiere. Vai, Katia. Bene. Ecco, ora... non ci resta che fare la meditazione finale. Credo di avervi dato un'idea di quello che facciamo in questo corso, di entrambi i metodi. Poi, ovviamente, nel corso del corso, gioco di parole, non si impara solo lo schema delle tre carte, si imparano tantissimi altri schemi di carte, anche molto più elaborati, però questo è ciò che facciamo con i NAT. Allora, fatemi trovare la pagina giusta. Ecco, allora la meditazione associata, diciamo il rituale associato al NAT 27 è il Satipatthana. Satipatthana è una parola pali, non sanscrita, che significa patthana sentiero, sati della consapevolezza. Come a dire che uno dei modi per vivere la vita in modo più leggero, nel senso che abbiamo spiegato, è quello di essere sempre consapevoli. Perché se noi siamo sempre consapevoli dell'azione presente, del momento presente, assaporiamo molto di più la vita e quindi la vita diventa leggera, no? Nell'attimo, fatemela dire così, nell'attimo la vita diventa più leggera. Satipatthana è la via della piena attenzione e consapevolezza dei monaci buddisti Theravada. In effetti in Myanmar, in Birmania, da cui vengono i NAT, no? Vi dicevo che i NAT sono nell'animismo birmano gli spiriti degli avi, la tradizione animista e quella buddista Theravada si sono mischiate in un felice connubio, cioè convivono le une con le altre. E quindi abbiamo deciso di associare questa meditazione. Il buddismo Theravada è molto sentito in Myanmar e anche gli sciamani legati ai culti dei Nat praticano la meditazione buddista. In particolare, la meditazione descritta qui di seguito viene associata al Nat 27. Allora, la pratica del Satipatthana, ascoltatemi bene per favore. Consiste nell'essere, cioè nel cercare di essere, diciamo, nell'essere sempre presenti a ciò che accade nel momento in cui accade, durante l'arco della giornata. E qui vi viene indicato come potreste fare, no? Questa è una meditazione che voi poi potete ripetere a casa. Ci sono tanti modi di cercare di essere consapevoli. Qui ne viene indicato uno.
partendo dall'utilizzo delle formule psichiche per la creazione immaginale, che sono vere e proprie formule magiche, cioè sono delle poesie in realtà. Il linguaggio poetico è sempre magico. E ne trovate molte nel libro di Selene Tombalà, La leggenda. Scusate la voce. Allora, dice, se vuoi praticare questa meditazione, al mattino leggi sussurrandole le parole della formula psichica seguente. Ora non è mattino, ma per favore chiudete gli occhi mentre io ve la leggo, così che possiate fare l'esperienza. La mia esperienza è l'esperienza del piacere, puro fin dall'origine. Coltivo il gioco del puro piacere, distaccato o distaccata dagli oggetti del desiderio che vengono e vanno. Coltivo il gioco del puro piacere che non ha oggetto esterno, sulle ali della perfetta creatività. Coltivo il gioco del piacere in moto, il piacere della purezza originaria di tutte le cose. Conosciuta la coincidenza tra oggetto concreto e pura apparizione, abbandonata la cieca credenza nel mio io, lasciata la certezza di essere qualcuno, avendo fatto del mio io uno strumento più che un tiranno, neppure girando l'intero universo potrei trovare qualcosa veramente in grado di nuocermi. Neppure il nulla, infatti, può nuocere al nulla. Io che sono la pura luce del vuoto, mi specchio nel mondo in molteplici forme, create dai miei riflessi luminosi. Il riflesso non può nuocere alla luce che lo genera. Ecco, questa bellissima formula psichica è la formula per l'esperienza del piacere e per l'assenza di paura. Se voi con la dispensa sotto mano la imparate a memoria nel tempo e ve la ripetete ogni tanto come se fosse un mantra o come se fosse una poesia o una preghiera, vi aiuterà moltissimo sulla via dell'assenza di sforzo. La vorrei rileggere e, diciamo così, commentare, no? Anche se non c'è molto da commentare, ma forse vale la pena di farlo, no? Dice, la mia esperienza è l'esperienza del piacere, pura fin dall'origine. Coltivo il gioco del puro piacere, distaccato dagli oggetti del desiderio che vengono e vanno. Coltivo il gioco del piacere che non ha oggetto esterno. Sulle ali della perfetta creatività, coltivo il gioco del piacere in moto, il piacere della purezza originaria di tutte le cose. Sentite che è un linguaggio evocativo, non è un linguaggio descrittivo, come d'altra parte è il vero linguaggio poetico. Se voi la imparate e la ripetete, piano piano arriverete all'esperienza del piacere, del puro piacere, che qui è definito piacere in moto, cioè non il piacere che va in moto, vero, ma il piacere che non si muove, cioè un piacere che non deriva da una circostanza o da un'altra, da un oggetto esterno, ma il piacere che ti appartiene per diritto di nascita, perché, come abbiamo detto all'inizio di questo nostro incontro, tu sei profondamente amato, profondamente amata dalla luce chiara. Quindi il piacere, la parola piacere qui è nell'accezione più ampia, vuol dire piacere fisico, gioia, entusiasmo,
Il piacere ti appartiene, cioè neanche ti appartiene, non è giusto dire ti appartiene, è il tuo stato naturale che il NAT 27 ti aiuta a ritrovare. Poi la formula prosegue dicendo, e qui diventa la formula del senza di paura, perché dice, abbandonata la cieca credenza nel mio io. Lasciata la certezza di essere qualcosa o qualcuno, avendo fatto, scusate, del mio io uno strumento più che un tiranno, neppure girando l'intero universo potrei trovare qualcosa veramente in grado di nuocermi. Neppure il nulla, infatti, può nuocere al nulla. Capite? Questa è la formula per l'assenza di paura. Io che sono la pura luce del vuoto, mi specchio nel mondo in molteplici forme create dai miei riflessi luminosi. Il riflesso non può nuocere alla luce che lo genera. Ecco, diciamo che se noi possiamo stare nel piacere, in questa accezione molto ampia della parola, e nell'assenza di paura siamo anche nell'assenza di sforzo, giusto? Poi il rituale prosegue dicendo per tutta la giornata, perché questa formula dovresti ripeterla la mattina quando ti svegli, cerca di mantenere consapevolezza delle tue sensazioni, concentrandoti ogni volta che te ne ricordi sulla danza degli elementi. Che ti porta oltre il senso dell'io, oltre la gabbia dei valori del mondo, nella purezza originaria di ogni cosa, nella leggerezza. La danza degli elementi è spiegata qui di seguito. Aria, acqua, terra e fuoco sono i principi della luce chiara, le basi della realtà. Concentrandosi sugli elementi primari, si esce dal senso dell'io. In effetti, aria, acqua, terra e fuoco, che in pali hanno dei nomi particolari, ma non importa, sono l'equivalente, cioè voglio dire, la stessa tradizione della danza degli elementi, c'è cioè anche in Occidente, si trova nell'alchimia, e se ne trovano echi nelle favole sotto forma di gnomi, ondine, elfi e salamandre, no? A noi è rimasto qualcosa nelle favole. Gli gnomi sono gli spiriti della terra, le ondine sono gli spiriti dell'acqua, le salamandre sono gli spiriti del fuoco e gli elfi sono gli spiriti dell'aria. È rimasto qualcosa, in Occidente nella mitologia e nelle favole. Ma in realtà, quando si parla di elementi, qui non si parla di elemento fisico, perché abbiamo detto all'inizio che la cosa fisica non esiste, il senso dell'oggettività non esiste. Quindi l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco sono principi di coscienza, sono energie, no? La terra è il principio della solidità, l'acqua è il principio della fluidità. Il fuoco è il principio dell'energia, l'aria è il principio del volo, della libertà. Ecco, dovete intendere gli elementi in questo modo. Ecco, in questa meditazione la terra si sperimenta come durezza o morbidezza. Se tu, per esempio, ti concentri sul tuo corpo, anche durante la giornata ogni tanto torni alle sensazioni del tuo corpo, sentirai che alcune parti del tuo corpo sono morbide, altre sono dure. Sentirai che alcune sono bagnate e altre sono secche. Questo è l'elemento acqua, no? L'elemento acqua si sperimenta come secrezione, lacrime, sudore, eccetera. Il fuoco come calore e raffreddamento, l'aria come movimento e immobilità. Quindi
Qual è la meditazione che tu dovresti provare a fare durante la giornata? Quando riesci a ricordartelo e ti fermi un attimo, sperimenti una sensazione che può essere un dolore da qualche parte, una sensazione di pesantezza, può essere anche un'emozione, può essere tante cose. Invece di giudicare con la mente, no, e dire per esempio questa emozione è buona o cattiva, mi fa star bene, mi fa star male, questa sensazione è dolore o piacere, invece di innescare tutto questo processo mentale che per noi è quasi automatico, dovresti provare a portare la tua mente sulla danza degli elementi, cioè dire sto sperimentando durezza o morbidezza, che è la danza dell'elemento terra. Sto sperimentando umidità o secchezza, che è la danza dell'elemento acqua. Sto sperimentando calore o raffreddamento, che è la danza dell'elemento fuoco. Sto sperimentando movimento o immobilità, che è la danza dell'elemento aria. Vediamo, io ho fatto altri esempi, ma qui sulla dispensa c'è un altro, ce ne sono altri che possono chiarire. Ogni gesto che compi comporta delle sensazioni precise. Per esempio, se porti un cucchiaio di minestra alla bocca, percepirai il freddo del metallo a contatto con le dita, il caldo della minestra a contatto con la bocca, il movimento del braccio, la durezza del cucchiaio, la secrezione di saliva, il cuscino morbido sul quale sei seduto o la sedia sulla quale sei seduta, il freddo e la durezza del pavimento sul quale poggiano i tuoi piedi, oppure altro, insomma, questo è stato scritto da chi mangia seduto a gambe incrociate. Se cammini in un bosco percepirai il movimento del tuo corpo, il freddo, il caldo dell'aria, le secrezioni degli alberi che respirano e trasudano, l'eventuale sudore del tuo corpo, la sofficità della terra sulla quale poggiano i tuoi piedi, eccetera. Quindi, sperimentare la danza degli elementi significa concentrarsi, ma concentrarsi non è la parola giusta perché sa di sforzo, diciamo, portare attenzione alla sensazione e scomporla, diciamo così, nella danza degli elementi, terra, acqua, fuoco e aria. Questo chiaramente ti porta fuori dall'io, immediatamente fuori dalla mente. Non puoi fare una cosa come questa e ragionare con la mente o avere pensieri disturbanti. Finché fai questa immersione nella sensazione, sei al di fuori dell'io e quindi sei nell'assenza di sforzo. Poi il cammino del Satipatthana nella meditazione buddista Theravada si applica a tutto, si applica all'azione che sto facendo, no? Per cui io adesso potrei praticare Satipatthana parlando con voi, ma tenendo presente, cioè in background, nella mia mente, dovrei dire: so che sto parlando, so che sono seduta su una sedia, so che sono davanti a un computer, so che loro mi vedono, so che loro mi sentono. Ecco, cioè il Satipatthana ha un'accezione molto ampia. Si tratta di essere consapevoli dell'azione, dell'emozione, della sensazione. Qui in questo caso ci siamo concentrati sulla danza degli elementi, perché è quella che più di tutti porta al di fuori della mente, al di là della mente. E siccome se c'è qualcosa o qualcuno che genera sforzo è sempre la mente, riuscire ad andare al di là della mente vuol dire stare nell'assenza di sforzo. Ecco, datemi un feedback se volete, per favore, se avete compreso, se pensate di poter sperimentare questa meditazione, che è una di quelle che non si possono particolarmente guidare. Altre sere abbiamo dei rituali che io guido proprio dall'inizio alla fine, questa
non si può guidare più di tanto, la dovete fare nella vostra vita di ogni giorno. Ecco, vi garantisco che se voi fate questi rituali, queste meditazioni, queste pratiche, non so bene come chiamarle, chiamiamo, con costanza avrete risultati stupefacenti. Chiaramente, se non le fate, non avrete nessun risultato. Se avete delle domande, sia gli anziani del gruppo, mi fate troppo ridere con anziani, ma però anziani è anche una bella parola, no? Gli anziani sanno di importanza. Gli anziani e i giovincelli, se avete delle domande in generale sui NAT, dedichiamo il tempo che ci rimane a dialogare alle vostre domande o quello che volete condividere. Attendo le chat perché siete in tanti che state scrivendo contemporaneamente e finché non arrivano, attendiamo in assenza di sforzo. Bene, Katia, grazie. Sì, leggo quello che scrive Emanuele perché ci tengo a commentarlo. Emanuele dice: ho sperimentato che ripetendo le formule psichiche che sembrano incomprensibili all'inizio, entrano in me e subito raggiungo una comprensione sopramentale. Certo, perché le formule psichiche della creazione immaginale, come le abbiamo chiamate con Selene, sono, diciamo così, mantra in italiano, se volete, o formule poetiche, e il linguaggio poetico vero è sempre un linguaggio evocativo, cioè non è il linguaggio normale, è un linguaggio che descrive, no? Che spiega qualcosa. Il linguaggio evocativo è qualcosa che evoca, che porta in essere. Quindi è magico, è sopramentale, overmind, è tipico della overmind, come la chiamerebbe Aurobindo. Perché fortunatamente, nonostante noi abbiamo tutti una mente ben piazzata e ben carrozzata, che ci serve per carità, ma appunto ben carrozzata, abbiamo anche delle altre parti che sono sensibili al linguaggio poetico.
Sì, certo, il mentale ti dice non ha senso, sono frasi che sembrano non avere un senso, ma ti portano oltre la mente, ma proprio per quello, no? Perché quando la mente non riesce a dare un senso a una frase, in un certo modo si arrende, si mette in stand-by per usare una terminologia da computer, visto che siamo in un corso online, la mente si mette in stand-by e allora si svegliano, diciamo così, si attivano altre parti, altre facoltà. Bene, Rosanna, tu vuoi dire qualcosa? Ecco, e il mentale fa uno shutdown. Ve l'ho detto che Emanuele è un informatico e quindi stiamo, infatti me la vedo che va nell'azienda dove lavora e bacia le piante in ufficio. Rosanna, vuoi dire qualcosa che sei alla tua ultima lezione? Vuoi chiedere qualcosa? Ecco, io spero che vi innamoriate dei NAT, perché come sanno tutti quelli che mi seguono da tempo, io me ne sono innamorata molto tempo fa e ormai fanno parte di me. Rosanna dice no, non chiedo niente, se no finiremo domani mattina. Va bene, come vuoi. Ok. Ecco, quando vi approcciate ai NAT, questo si impara nel tempo, forse molti di voi saranno già capaci di farlo perché io non vi conosco, quindi non lo so, ma ecco, l'importante è quando si leggono le carte, leggono per dire, insomma, si usano le carte, cercare di fare un vuoto mentale. No? Infatti, questo lo dico a beneficio di tutti, molti dicono che fanno molta più fatica a leggere le carte per se stessi che non per altre persone, ma è chiaro perché quando le leggiamo per noi stessi abbiamo tutto un background per il quale è difficile fare il vuoto, mentre quando ci mettiamo a disposizione di un altro è più facile riuscire a svuotare la mente perché l'ispirazione arriva. I NAT sono veramente spiriti, forze, energie e se sapete ascoltare, l'ispirazione arriva. Ah, vabbè, adesso vi state salutando, ok. Cara Rosanna, ti auguro di ballare con fate e spiriti nella leggerezza e il piacere in moto. Sì, portati un po' di fate, chiedi un po' di fate se vengono in ufficio con te, Emanuele, a alleggerire l'atmosfera, va? Ciao Rosanna, un grande abbraccio e non preoccuparti, la tua parte razionale è giusto che ci sia, e poi viene messa in equilibrio, cioè tutto quello che abbiamo detto non è per demonizzare la mente serve, è che non deve prendersi tutto lo spazio, mentre nell'occidentale medio la mente prende tutto lo spazio e anche di più di tutto. Dai, non piangere, Rosanna, su. Oppure no, anzi, piangi. Vedi, la mia mente ha detto non piangi, anzi, piangi perché stai nell'emozione e senti la lacrima com'è? Sicuramente umida.
giusto, di solito. Poi, ecco, su una sensazione come quella di una lacrima si può fare la danza degli elementi. Ecco, vedete, poi nel gruppo si crea questo che voi nuovi state vedendo, e quindi quando uno ha finito il corso sembra che non lo dobbiamo vedere mai più, invece non è che se ne va, sparisce, semplicemente però siamo stati insieme 37 settimane, che non, insomma, sono un bel percorso. Bene. Allora, io avrei finito anche perché non abbiamo nemmeno fatto la pausa dei 10 minuti, un quarto d'ora che di solito facciamo, quindi vi saluterei. Se volete ancora scrivere o dire qualcosa, abbiamo ancora qualche minuto. Sì, la registrazione è appena pronta perché serve. Allora, vi spiego, questa piattaforma funziona che quando io la chiudo, adesso quando chiudo la sessione, si genera un video di registrazione, ma siccome i video sono pesanti, io non ve lo posso mandare direttamente via mail. Allora, lo caricherò domani su Vimeo, che è un'alternativa a YouTube, è come YouTube, ma permette di mettere una password. Io lo carico in Vimeo e voi potrete accedere con la password, in modo che solo voi che avete preso parte alla lezione possiate vedere quel video. Perché per motivi tecnici io non posso mandare una registrazione di 2 ore che pesa tantissimo direttamente via mail. Quindi via mail vi manderò, come questa volta avete avuto un link e una password per accedere qui all'aula virtuale, vi manderò un link e una password per accedere al video della registrazione, e quello ve lo manderò via mail. Poi voi con questi dati accederete al video, perché appunto per motivi tecnici non posso allegare il file del video, una mail pesa troppo perché la lezione dura 2 ore, e quindi questo è una volta conosciuto e sarà sempre così. Voi il giorno dopo o al massimo 2 giorni dopo, perché a volte non riesco, il giorno successivo ricevete la registrazione della lezione. Sia che siate stati online, cioè per esempio prendiamo chi è che ha fatto la domanda? Giulio, no? Giulio adesso si è iscritto, mettiamo lui la prossima volta, il prossimo lunedì non può venire, mettiamo a un impegno, comunque riceve la registrazione. Chi è in diretta o anche chi non lo è, ma chi è iscritto al corso riceve sempre la registrazione, che ha queste modalità. Vi mando un link e una password per accedere al video, che rimane vostro sempre, cioè sarà sempre accessibile. Cioè, sempre una parola grossa, perché vabbè, tra 20 anni magari no, non c'è più la piattaforma, ma voglio dire, non ha una scadenza. E ve lo potete, volendo, anche scaricare poi sul vostro PC. Grazie Lisa, anch'io trovo i NAT meravigliosi. E spero appunto che ve ne innamoriate, perché io e Selene li usiamo veramente tantissimo. Abbiamo visto che sono strumenti veramente importanti.
C'è ancora qualcuno che scrive? Grazie Ivana, allora buona serata o buonanotte a tutti, che sia una notte in cui avete sotto il vostro cuscino o vicino a voi il nat della leggerezza e che vi porti questa sensazione di gioia, di leggerezza, di assenza di sforzo anche nella giornata di domani. Vi saluto, grazie.